Oh yeah. Oh yeah! Everybody jump in the line. The sun is shining and the weather's fine. We'll all have fun and we'll never stop when we hippity hippity hop hop hop. Everybody, this is your chance. It's time to do our bunny dance. We'll hop through Mr. McGregor's crop when we hippity hippity hop hop hop. Hop to the left and hop to the right. Well, hippity hoppity day and night. Hop, hop, hop till the day is through. Well, that's what all of us bunnies do. Every bunny all in a row. We'll hop wherever the bunnies go. We'll hop, hop, hoppin' until we drop. When we hippity hippity hop, hop, hop. Hop to the left and hop to the right. Well, hippity hoppity day and night. Hop, hop, hop till the day is through. Well, that's what all of us bunnies do. Every bunny all in a row. We'll hop wherever the bunnies go. We'll hop, hop, hoppin' until we drop. When we hippity, 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 hop, hop, hop. Beh, penso di non dovermi preoccupare per i conigli se tu fai la guardia. Però, se ne vedi uno, acchiappalo che mi preparo un ottimo stufato. No, adesso che ci penso non farlo. Esatto, non ho alcuna voglia di stufato di coniglio. A dire il vero, a me non piace lo stufato di coniglio. Anzi, per dirla tutta, io detesto quello stufato, sa di coniglio. Peter, Peter Rabbit, dovunque tu sia, perché non sei qui? Ho bisogno di te. Non mi posso fermare, mamma. Avevi detto che potevo andare in città a trovare il cugino Benny ed è quello che sto facendo. Sto andando in città e sono anche molto in ritardo. Allora, vediamo un po' di quello, un po' di questo e poi mescolare tutto. Santo cielo, forse questo non ci andava. Che buona torta di rabarbaro e di cannella al ravanello. È deliziosa. Ah, dove stai andando, Peter? In città, te l'ho detto. Aggiungiamo un po' di questo e almeno un'altra manciata di questi ravanelli già tagliati. Santo cielo, che ci vai a fare, Peter? A trovare il cugino Benny. E ora aggiungiamo un pizzico di questo, uno schizzo di quest'altro. No, di quest'altro un po' di più. No, mi dispiace, ma adesso non puoi andare, Peter. Non se ne parla neppure. Devi rimanere qui e tenere d'occhio le ragazzine. Scusami, mamma, non ho capito. Potresti ripetere? No, mi dispiace, ma adesso non puoi andare. Non se ne parla neppure. Devi rimanere qui, Peter. A tenere d'occhio le ragazzine. E non cercare di farla franca, chiaro? Ma mamma, oggi era il turno di Flopsy di stare appresso a loro. Stai mentendo? Non è vero. Quando dice che non sta mentendo, sta mentendo. È una menzogna. Quando dice che non sta mentendo, dicendo che non stava mentendo, sta mentendo. Tu stai mentendo. Questa qui è una menzogna. Non è affatto vero, no. Certo che lo è. No, mamma, è una menzogna. Tu menti dicendo che lei sta mentendo, sei un bugiardo. Andiamo, ragazzi, adesso fatela finita di bisticciare. Peter sa esattamente la differenza fra mentire e dire la verità. Certo, con tutte le bugie che dice. Allora, Peter, mi raccomando, tu tieni d'occhio le bambine. Io faccio un salto giù al negozio. Ho bisogno di altri ravanelli per la mia torta e devo averli. Anzi, temo d'avere già perso troppo tempo. E quando sarai di ritorno? Beh, Peter, non potrei dire in un batter d'occhio e neanche in un baleno. Mi ci vorrà un po' di tempo, magari anche di più, ma forse un po' di meno. Così tanto? Voi fate i bravi. Ehi, non allontanatevi. Soprattutto non avvicinatevi all'orto del signor McGregor. E ricordate, bambine, che è Peter di turno, perciò fate quello che dice. Ci vedremo quando ci vedremo, un po' prima, un po' dopo. Se ne andate davvero? Oh, ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Avanti, fratellino, ti sembra un atteggiamento costruttivo? Io credevo che tu ne fossi deliziato. Neanche a parlarne. E perché mai? Per caso non ci vuoi bene? Ci divertiremo moltissimo, vedrai. Oh, ma come potrei mai divertirmi con voi? Fare il babysitter? No. Chi è che sta facendo il babysitter? Benny. Cosa? Non penserai che sia io a fare il babysitter? Non accetterei mai di farlo, anche se dovessi campare 1000 anni. E allora perché non sei venuto a trovarmi? Ti aspetto da stamattina, ma tu non ti sei mai fatto vedere. Guarda che ti sbagli, Benny. Io dovevo venire da te domani. Sul serio?
Beh, ad ogni modo mi sono fatto 5 chilometri e sto morendo di fame. Ora che c'è da mangiare qui? Mia madre è andata a fare la spesa, tornerà tra poco. Ho visto un magnifico orto venendo, giurerei che è pieno di succulente carote che aspettano solo di essere mangiate. Sì, ma io non ci posso andare. Voglio dire, mia madre si è sempre quell'orto, ma sicuro! Possiamo andare a fare una piccola razzia, sai, io ci vado in continuazione. No, che non ci vado. Sì, che ci vado. È solo che non ho mai avuto modo di dirtelo. E allora muoviamoci, che stiamo aspettando? Beh, che io devo badare, voglio dire, che sono... certo, perché no, andiamo! Mamma mi ha detto... E ha detto anche che sono di turno, giusto? Giusto. E che voi dovete fare quello che dico io, giusto? Giusto. Giusto? Giusto. Giusto, sì, insomma, ecco, voglio dire, avanti, muoviamoci! Cosa abbiamo fatto oggi, mamma? Abbiamo guardato Peter saccheggiare l'orto del signor McGregor. Sì, è stata un'idea di nostro fratello fare il babysitter insegnandoci a rubare. La mamma non sarà entusiasta quando saprà queste cose. Voi potete anche nascondervi qui se non volete avere dei guai. Io non voglio nascondermi qui. Che cos'è questa cosa orribile? E che cosa sono quei segni lì sopra? Non sa neanche leggere. Si può immaginare una cosa simile? La prima che vedete è ovviamente la lettera Q. E quella che segue è altrettanto ovviamente una M. Perciò tutte insieme formano la parola Zanzibar. E chi è Zanzibar? Zanzibar non è un chi, ma è un dove, una località che si trova all'altra estremità del mondo. Sarà, diciamo, a buoni 50-60 chilometri. Come potete vedere, il signor McGregor sta spedendo questo pacco per via aerea ed espressa. E ora basta chiacchiere, accomodatevi dentro. Peter, mi sono incastrata! Non preoccuparti, Opsi, voi ragazze, tiratela dentro e io e Benny spingiamo. Quella tua sorellina farebbe bene a cominciare una dieta e a perdere peso. Vediamo, queste carote sono un po' troppo piccole. Quelle migliori sono indubbiamente laggiù. Mi daresti una mano, Peter? Fai un bel respiro, Benny. Su, coraggio, ispira, ispira, ispira. Non puoi andare più in là, mi stai pestando un piede. Non riesco a vedere niente. Ho anche il tuo gomito nell'occhio. Che cosa dite? Qualcuno mi ha messo le mani sulle orecchie. Dov'è finito? Riesci a vederlo? Torna giù, do io un'occhiata se qualcuno si toglie dal mio piede. Verdure, verdure, adoro le verdure. Verdure, 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 verdure. Impazzisco quando vedo le verdure. Non importa se son tenere o son dure. Non mi basta una carota, ne vorrei mangiare tante. Se potessi lo farei seduta stante. Vado pazzo per l'indivia e per la rucola. L'insalata ricciolina vi consiglio. Quando vedo un pomodoro io potrei pagarlo oro. Sono un tipico esemplare di coniglio. E non è soltanto un fatto di golosità. Le carote fanno bene alla vista, si sa. Io non mangio carne, dei dolci non so che farne. Mi accontento di verdure in quantità. Quando mangio io non faccio distinzione tra merenda, pranzo, cena o colazione. E se sgrano dei piselli, quelli sono momenti belli, perché penso a quando me li mangerò. Saltello tra le piante con agilità. Io guardo, annuso e tocco qua e là. Non faccio che mangiare erbe dolci ed erbe amare. Dentro un orto io ci vivo da pascià. Quando mangio io non faccio distinzione tra merenda, pranzo, cena o colazione. E se sgrano dei piselli, quelli sono momenti belli, perché penso a quando me li mangerò. Amo il sedano e gli odori, per non dire dei cavolfiori, degli asparagi, dei porri, delle zucche, gnam gnam. Fagiolini e peperoni, ravanelli e bei meloni, melanzane lunghe, tonde, bianche e blu. Vado pazzo per la dieta, mi innamoro della zucca, io rispetto la mia dieta. Faccio a meno della mucca, provo sempre un gran diletto quando vedo un broccoletto dentro l'orto, io ci vivo da pascià. Un luogo più allettante non ci sta. Verdure, verdure, adoro le verdure. Verdure, 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 verdure. Riesci a vederli? Togliti di lì, ora tocca a me. Oh, santo cielo, Peter! Peter, una delle sorelline ti sta chiamando. Peter! Vuole soltanto che le faccia uscire. Sta a vedere. Ora ci divertiamo, attento. Che cosa c'è, sorelline?
Guardati alle spalle! Che si sarà inventata ora? Devo guardarmi alle spalle da cosa? Scommetto un dollaro che dirà da un gatto. Da un gatto, il gatto del signor McGregor! Quelle lì pensano che io sia uno stupido. Cosa? Non ho capito, puoi sillabare, per favore? Gatto, gatto, gatto! G-A-T-T-O, gatto! Credono che vada da loro correndo, perché ci sarebbe un fantomatico gatto. Che ci casca. Peter! Che cosa hai detto? Peter, c'è un gatto dietro di noi. Ma no, vogliono solo indurci a credere che ci sia. Sei stato tu? No, Peter. E allora chi? C'è un gatto alle nostre spalle. Battiamocela. Nell'innaffiatoio. Suppongo che fosse troppo difficile per te trovare un innaffiatoio vuoto. Oh no! Presto, Benny, dondolati! Io non mi comporto in questo modo. Se non avessi dovuto pensare alla tua incolumità, avrei buttato giù quel gattaccio a pugni. Prego, non farti scrupoli per me. Oh, santo cielo! Mopsy, 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 coda di cotone! Uscite fuori da quel pacco, presto, correte! Muovetevi, fate in fretta! Era Peter? Che cosa ha detto? Sì, che cos'ha da urlare? E come faccio a saperlo? Non sento una parola se continuate a parlare! Oh no! Oh no, 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 no! È tutta colpa di quel gattaccio che ci ha intrappolati qui. Se soltanto riuscisse a mettergli le mani addosso, gli darei una lezione che non se la scorderebbe mai più. Beh, accomodati, Peter. Buttalo giù a forza di pugni. Dagli pure quella lezione. Ecco, vedi, lo farei, ma il problema è che la mamma mi aveva appena lavato questa giacchetta e mi dispiacerebbe moltissimo se si riempisse di peli di gatto. Hai capito? Che cosa sarà? Di, hai sentito questo odore, Benny? No, non ho sentito nessun odore. È un odore come di pesce, non ti sembra? Sì, è un odore di pesce. Salmone, se non sbaglio. Oh, del salmone fresco. Certo, ma come ho fatto a non pensarci? Tu sei un gatto e i gatti non hanno il senso dello spazio sviluppato come lo abbiamo noi conigli. E adesso questo che cos'è? Sì, ho capito, è un odore inconfondibile. Questo qui è burro fuso e dragoncello e se non sbaglio c'è anche un rametto di rosmarino sopra. E questa che cos'era? Ma sì, questa è la voce del signor McGregor che sta chiamando il suo gatto per la cena. Andiamo, Benny. No, santo cielo! No! Non è possibile! Non ci sono più! Benny, sono scomparse! Saranno in cammino per Zanzibar! Accidenti! Chi la sente la mamma? Mi ucciderà! Cioè, ucciderà loro, quelle mocciose! Si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che non mi hanno obbedito! Perciò io devo fare qualcosa! Ma cosa? Che cosa posso fare ormai? Considera l'aspetto positivo! Quale aspetto positivo? Considera che si faranno un bel viaggetto. Oh, andiamo! Dobbiamo assolutamente trovarle per il loro bene, capisci? Cosa ti prende adesso? Per la cena ci vorranno 2 ore. Ritorna qui alle 5 e ti darò le patate bollite come ho sempre fatto. Mopsy, Mopsy,
Opsi! Coda di cotone! Flopsi! Opsi! Mopsi! Coda di cotone! Ah, accidenti, devo ritrovarle prima che ritorni la mamma. Ma non hai detto che sapevi dove si trovava Zanzibar? Ho detto questo? Cioè, certo che l'ho detto, ne l'ho fatto perché lo so, so perfettamente dov'è che si trova Zanzibar. Zanzibar, sicuro? C'è qualcuno che ha fatto cenno a Zanzibar? Chi ha parlato? E sono stato io, almeno spero di essere stato io. Altrimenti qualcuno sta usando la mia voce senza che io gli abbia dato il permesso. Sì, ma tu chi sei? Trevor D, pezzetto di topo, avvocato, il mio biglietto. E tu chi sei? Peter, Peter Rabbit. No, aspetta, non me lo dire. Il tuo nome è Peter Rabbit. Niente male, non è vero? Vi starete chiedendo com'è che faccio? Non lo so, potrei essere un medium, in effetti io lo so. Io sono Benny. Sapevo che l'avresti detto, dipende dal fatto che sono un medium. È un potere quasi mistico quello che ho, è un dono, questo è vero. E tuttavia, qualche volta è anche una grande seccatura. Piacere di conoscerti, Barney. Benny. Do anche te il mio biglietto. Trevor T, pezzetto di topo, professore di entomologia, cioè dello studio degli insetti. Allora, prima di tutto, perché vi ho convocato qui, eh? Ma tu non ci hai convocato. Beh, ma voi vi siete presentati, no? Approfittando della mia ospitalità e del mio buon carattere. Sappiate che questa è l'ultima volta che vi chiedo di venire dove mi trovo. Se tanto mi dà tanto. Su, muoviamoci, Benny. Dobbiamo raggiungere Zanzibar. Ah, lo sapevo. Ecco che finalmente la verità salta fuori. Qui la cosa ha a che fare con Zanzibar, non è così? Sì, no? È così. Forza, Benny, andiamo. No, un momento, io ho un cugino a Zanzibar. Non sarebbe sensato prendere l'autostrada? Sì, era quello che avevo in mente. Sono un essere intelligente. Io dobbiamo prendere la motostrada. C'è una scorciatoia proprio da questa parte. Sai indicarcela? Ci mancherebbe che non sapessi indicarvela. Conosco questa zona come il palmo della mia mano. Ehi, ma su questo palmo della mano non c'è neanche una piantina della zona. Ci indicherai la strada? Allora, ti prego, ne abbiamo bisogno. D'accordo. Basta che non mi implori. Odio quando la gente mi implora. Beh, odio è un termine eccessivo. Diciamo che non mi lusinga, però non è poi male. Serve a spezzare la routine ogni tanto. Ok, imploratemi. Voi dovete attraversare questo ruscello, perché solo così potrete passare dall'altra parte, è logico? Oh. Accidenti, Peter. Ci conosciamo da sempre, ma non avevo mai sospettato che tu saltassi così. Neanche io, se è per questo. Però va detto che lo conosco solo da 5 minuti e non avevo termini di paragone. Ma era un semplice salto. Beh, sfortunatamente io non sono in grado di attraversare nello stesso modo. Ah, vieni, ti aiuterò io. Ma per favore, dobbiamo veramente affrettarci. Essendo dalla mia altezza, passare a quad è semplicemente impossibile. E non posso nemmeno notare perché ho fatto pulire il mio pelo a secco. Forza, monta sulle mie spalle. È il problema delle tartarughe di quelle dimensioni. Mordono. Prendete le tartarughine da terrazzo. Sono creature più docili. Per favore, noi abbiamo terribilmente fretta. E perché non me l'hai detto prima? Su, muoviamoci allora. Dobbiamo proseguire in direzione ovest per un po' e poi piegare a nord. Vedete quella collina lì, quella col ciuffo di alberi? Beh, non dobbiamo andare da quella parte. Tuttavia è un posto magnifico. C'è una vista incantevole. Scusa un attimo, quest'albero non ti sembra familiare, Benny? Ho l'impressione che sia un tipo di albero piuttosto comune, ne abbiamo già incontrati 3. Bene, eccoci arrivati, signori. Ma questo è il posto da dove siamo partiti? Beh, no, direi proprio di no. E invece è esattamente come dico io, siamo di nuovo qui. Ma certo che siamo qui, dove altro potremmo essere? Se fossimo da qualche altra parte, chi starebbe qui? E se questo qualcun altro che si trovasse qui non fossimo noi? Noi saremmo noi o saremmo qualcun altro? Fermatevi a riflettere un attimo. Forse è meglio chiedere a qualcun altro informazioni stradali. Io direi di fermarci a pranzare. Ma siamo solo a metà mattinata, è troppo presto per pranzare. Non è mai troppo presto per pranzare. Ehi, fermatevi voi due. Io vi devo accompagnare a Zanzibar nel caso ve lo foste dimenticati. Adesso dove andiamo?
Io credo che sia da quella parte, a meno che non mi sbagli. Io direi che invece la strada giusta sia quella. La possibilità che quella di destra sia rispetto a quella di sinistra la strada giusta sono decisamente elevate, diciamo non meno del 50%. Scusate. Vi siete persi? Oh, bontà divina, no, mia cara, noi siamo qui esattamente dove dovremmo essere. Trevor T, pezzetto di topo, dentista, il mio biglietto. Noi stiamo andando a Zanzibar per ritracciare le sue sorelline che sono entrate in un pacco postale un paio di ore fa dopo che un gatto... Lasciamo perdere, questa è una lunga storia. Anne, scusate se mi intrometto, ma non sarebbe più comodo cercare di rintracciare il postino? Ma è evidente, il mio piano è questo. Oh, hai qualche problema con il tuo orecchio? No, nessun problema, è solo che me lo sono ferito in una battaglia contro tre lupi enormi. Ma avresti dovuto vedere i lupi poi. Ma tu l'hai visto questo postino? Sì, sta dirigendosi verso il treno postale, giù per questa strada. Ma che vi dicevo io, la strada a sinistra è quella giusta, no? Vai, muoviamoci, Benny, se ci affrettiamo possiamo riportarli a casa prima che torni la mamma. Ehi, la ferrovia è almeno 20 miglia da qui. Sul serio? Però, se volete, potete prendere la scorciatoia, taglia giù vicino ai pascoli e poi attraversa la foresta. Corrono voci, sapete, che la terra sia rotonda, così io ritengo che se uno si mette qui a guardare abbastanza a lungo e con una certa intensità... potrebbe benissimo finire per ritrovare un altro se stesso prima o poi, o almeno, questa è la mia teoria. Oh, queste emanano un odore come di qualcosa che potrei mangiare. Vacche, sì, vacche, ancora vacche. Però le migliori sembrano quelle lassù in alto. Se io comincio da qui e poi vado facendomi strada verso l'interno, rischio di rimpiazzarmi prima di raggiungere le migliori. Perciò io penso che sia meglio cominciare da qua e poi scendere via via giù verso il basso. Scusa tanto, sono qui sotto. Sì, esatto, sono io che ti sto parlando. Mi chiamo Tommy il Tasso. E tu chi saresti, eh? Io sono Ben. No, tu sei un violatore di confini. Quella è la mia pianta di bacche, hai capito? Mi dispiace, non ero a conoscenza. Adesso lo sai, sono stato io a piantare il seme. L'ho vista crescere. Io posso soltanto scusarmi se l'avessi saputo. Qui però non è che serva molto fare ipotesi. Il fatto è che tu sei lì e non dovresti esserci. I rami che hai rotto rappresentano un considerevole danno, lo sai. Ora resta solo da stabilire la punizione. Resta cosa? Forse potresti venire a lavorare per me, senza compenso ovviamente, finché non avrai saldato il tuo debito. Sì, sono dell'opinione che un anno o due potrebbero anche bastare, ammesso che un esame più accurato non finisca per rivelare ulteriori danni strutturali. Cosa? Aiuto, qualcuno mi aiuti! Baby, ma dove sei? Eccolo là! Da dove venite voi? Mi dispiace, amico, ma non è il momento di fare conversazione. C'è un fuggi spaventoso di mucche. Stanno precipitandosi tutte da questa parte, a centinaia, migliaia, terrorizzate. Dove? Appena dietro la collina. Bisogna affrettarsi, mettersi al riparo, in alto. Non c'è un solo minuto da perdere. Sì, affrettiamoci. Gioco la vita, ognuno pensi a se stessa. E tu com'è che sei finito lassù? Ma il fatto che avevo visto delle bacche sulla pianta e mi sono arrampicato per raggiungere le migliori. Ma tirami giù prima che arrivino queste mucche inferocite, sbrigati. Ma smettila, non ci sono mucche inferocite. Ma certo che ci sono, Peter, è un fuggi generale. Stanno arrivando a centinaia, a migliaia. L'hai detto tu stesso qualche istante fa, non te lo ricordi? Adesso ho capito tutto finalmente, era soltanto un trucco. Wow, questo sì che era davvero un gran salto, Peter Rabbit. A te è sembrato. Ma non era poi niente di eccezionale. Non avevo mai visto uno che saltasse in questo modo prima d'ora. Io sì. Non credo che sia stato un salto speciale. Posso effettuarne di migliori. Non potremmo discutere di questa cosa più tardi. Credo che sia meglio andarcene adesso, prima che quell'essere si renda conto che non ci sono mucche. Hai ragione, Benny. E poi siamo terribilmente in ritardo. Thank you.
non mi sembra male per passare. Forse non lo sarà per te, Peter, ma a noi non ci hai pensato. Temo proprio che Benny abbia ragione. Oh, qualche problema? No, grazie, ne abbiamo già abbastanza. Ognuno ha i suoi. Sto cercando di trovare il modo per trasferire loro da qui dove stanno all'altra parte. Oh, non ci sarebbe che un modo per riuscirci. Vale a dire? Essere nati dall'altra parte. Sì, beh, ma non è un po' troppo tardi per questa soluzione? Oh, un sacco di gente ha cercato di scalare questo muro e nessuno ce l'ha fatta. Non è affatto sorprendente. In fin dei conti, mantenere i corpi da una parte invece che dall'altra è esattamente la funzione di un muro. Se non funzionasse in questo modo, non sarebbe un muro, sarebbe una stalla, sarebbe un baraccone, sarebbe qualcosa con delle aperture. Non è che tu per caso avresti una fune? No, fammi pensare un attimo. Fune? Fune? Oh, no, scusa, niente da fare. Basta una corda? Sì. Beh, mi dispiace, neanche di corda sono munito. Senti, non potrebbe andare bene una striscia di cotone arrotolata? Perché tu ne hai? No, era per mera curiosità. Ma se è vero che si è quello che si mangia, questo qui deve essersi nutrito di roba piuttosto molliccia. Siamo arrivati ad un punto morto. Senti, non lo so se può servire, ma mi sembra che c'è un cesto dall'altra parte. Tu ritieni che possa essere utile? E poi ci sono i tralci della vita. Ma certo, un sistema ci sarebbe. Beh, ora che intendi fare? È semplice, buttiamo la pietra dall'altra parte e loro saranno trascinati fino a qui in cima. Tutti? Oh, non credo che una pietra sia sufficiente. Potresti aver ragione. Senti, non ti potresti spostare? E dove? Di chi è questa zampa? Scusa, è mia. Siete pronti? Sì. Non troppo. Abbastanza, grazie. Mi puoi dare una mano? Beh, come dire, è un po' troppo affollato, altrimenti sarebbe un mezzo di trasporto niente male. Io ho già sperimentato situazioni peggiori, come quella volta in cui io ero... Voi pensate che mi potrei aggregare a voi dovunque stiate andando? Non faccio più un bel viaggetto da quando... Per la verità non ho mai fatto un bel viaggetto. Sicuro, se ti fa piacere. Forse una pietra sola poteva bastare. Peter, hai paura? Io? No, ti va di scherzare. Beh, dovresti averla, ne avresti tutte le ragioni. Chi ha parlato? Io, datemi retta, dovete stare in guardia qui intorno. Ci sono un sacco di bestie in questo bosco che sarebbero felici di avervi come portata in un banchetto. Davvero, qui il pericolo si annida dovunque, in ogni luogo. Cos'è questo? È solo la mia coda. Ovviamente anche questi aggeggi possono essere pericolosi. Non avete idea di quanti danni abbia causato quella coda. Ehi, ma dove state andando? Dall'altra parte della foresta. Dobbiamo raggiungere il treno postale. Capisco, là. Beh, un ottimo posto dove andare, perché andandoci non si resta qua. Comunque avrete bisogno di una guida. Sentite, che cosa ne dite di me? Sarei molto felice di farlo. Anche perché, francamente, mi sono stufato di stare da solo. Mi sembra un'ottima idea. Oh, vi ringrazio davvero. Sapete, più siamo, più sicurezza abbiamo. Forza! Perché dovrei preoccuparmi delle bestie feroci quando potrei morire di fame da un momento all'altro? Ma è possibile che tu non sappia mai pensare ad altro? Accidenti, non hai altro in mente che colazione, pranzo o cena? No, questo non è vero. Intanto penso anche alla merenda. Sapete, qui è un bel po' di tempo che non capita qualcosa di spaventoso. Sono francamente preoccupato per via delle regole statistiche. Avete visto? Lo sapevo, è la statistica. Che cos'era, Peter? Non ci nervosiamo, non c'è motivo di lasciarsi spaventare. C'è sempre un motivo per spaventarsi. E questo di ora mi sembra ottimo. Va bene, chiunque tu sia, fatti vedere. Non andiamo in cerca di guai. Non c'è ragione perché tu debba mostrare aggressività. Cosa significa questa parola, aggressività? Aggressività significa violenza. Ah, beh, il mio non è un caso d'aggressività, solo di perdita nel bosco. Il mio nome è Perkins Faisal Al-Shad Kabatan. Stupefacente, un cotanto nome per un animale così piccolo. Ti possiamo chiamare soltanto Perky? Oh, sì. Se voi mi mostrate come si fa ad uscire da questa foresta, mi potete chiamare in qualsiasi modo. Potresti venire con noi, siamo diretti a Zanzibar. Oh,
siete diretti a Zanzibar. È proprio sul cammino di casa mia. Vedete, io ero qui in viaggio di istruzione, ma all'improvviso ho avuto un attacco, come dite voi, nostalgia della madre patria. Noi diciamo nostalgia della madre patria. Oh, se potessi venire con voi vi mostrerei eterna riconoscenza. Non c'è problema, sicuro, affare fatto. Non precipitiamo, voglio sapere una cosa, ed è un chiarimento che per me diventa essenziale. Tu per caso sei uno di quei cuccioli che mangiano i topi come fanno i gatti adulti? Perché in fin dei conti cos'è un cucciolo se non un gatto in attesa di diventare grande? Oh, no, no, tu sei troppo, come dite voi qui, pelle e ossa. Oh, beh, mi fa piacere sentirlo, mi toglie un gran peso da... Ehi, chi è che mi ha chiamato pelle e ossa? Tutta la mia famiglia è magra per via del nostro metabolismo. Insomma, non è una malattia, anzi conosco gente che farebbe follie per avere questa linea. Ma il cibo sta diventando ogni giorno più scarso. La situazione si prospetta veramente terribile. Dimagrisco sempre più e ho bisogno di una giacca nuova al più presto. Questa è almeno di due taglie troppo grande. Oh, e anche oggi c'è solo brodo vegetale. Manca sale. Strano, siamo in viaggio già da un po' e non è successa nessuna calamità. Che cosa significa la parola calamità? Significa catastrofe, disastro, cataclisma, tragedia, disgrazia. È un tipo ottimista la nostra guida, non vi pare? Ha una visione molto negativa del mondo, la chiamerei sindrome depressiva. Se non riesco a trovare del cibo un po' più sostanzioso il prima possibile, ho paura che finirò col morire di fame. Ah, ma perché accada sarebbe necessario un piccolo miracolo. Ai, come scotto. A proposito di miracoli, ecco che ce n'è uno proprio qua. Buongiorno. È il caso di dire che sei spuntato dal nulla, tu. Ma mi devi scusare, mi dispiace molto essere piombato così, senza invito. Ma prego, prego, accomodati pure. Hai l'aria di essere stanco. È vero, sono anche piuttosto affamato. Non mi sembra di averti mai visto, sei nuovo qui nella foresta? Io sono qui soltanto in visita, ma forse conosci mio cugino Peter. No, temo di no, ma mi piacerebbe molto poterlo divorare, cioè poterlo incontrare. Io ho così pochi amici, sfortunatamente, solo Geremia Anatra e la sua famiglia. Li hai mai conosciuti per caso? Una bella famigliola, li ho avuti a cena proprio il mese scorso. Fiorino meraviglioso, che cosa stai preparando, ti buono? Spezzatino di coniglia. Non l'ho mai assaggiato, ma cerco di essere di larghe vedute per quanto riguarda il cibo. Credo che si debba provare ogni cosa. Sì, io certo, credo certo, che, certo. Io credo. Scusa, per caso tu hai un coniglio particolare in mente? Oh, direi che un qualsiasi coniglio potrebbe andare più che bene. Aiuto! 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 Prego, che qualcuno mi aiuti! Aiutatemi, per carità, Peter! Benny! Benny, in che razza di guaio ti sei cacciato adesso? Per favore, aiutami! Hai visto? Che ti dicevo, il pericolo è ovunque, ovunque! Oh, è vero, mi è sembrato che la voce di Benny provenisse da sottoterra, da quella parte. Comincio a essere stanco, lascia che ti mangi prima, così avrò la forza di acchiapparti! Sei matto o cosa? Mi scusi, signore, ma per caso lei avrebbe intenzione di mangiare questo coniglio? Esatto. Capisco. Tu sei stato visitato? No, veramente no. Non mi sembra di esserlo stato. Che significa? Questo è un male? Certo non è un bene. Tutti i conigli, come lei ben saprà, devono superare una visita per essere sicuri che siano commestibili. Sì, certo, mi sembra una cosa molto ragionevole. Molto bene. Sembra in ottima salute ed è bello grasso. Lo posso mangiare? Ma naturale, sempre che lui non superi il peso limite, però. Senti, tu pesi più di 7 kg.
No, di sicuro. Hai la certezza di non superarli? Oh, va bene, penso di pesare qualcosina di più, sì. Ah, ma allora tu non sei commestibile. Mi dispiace, vecchio mio, ma la legge è legge. Oh, ma certo, certo, non è commestibile. Io capisco perfettamente. Io non riesco a capire per chi mi abbia preso. Figuriamoci se avrei potuto mangiare un coniglio che è oltre il peso limite. Rata, conto, bolletta, multa. Coniglio, coniglio. Conigli? Ma che ci fate qui? Questo non è un posto per dei conigli. Fatevi mandare la vostra posta da un'altra parte. E ora tenete gli occhi bene aperti. Dovete fare attenzione al mio gatto. Purtroppo adora andare a caccia di conigli. Ma Peter, dove sarà sparito adesso? Oh, ci pensate se veramente fosse andato fino a Zanzibar alla ricerca dello scatolone? No, questo non è possibile. Neppure Peter sarebbe così stupido. O lo sarebbe? Lo sarebbe. Lo sarebbe? Lo sarebbe. Immagino che ora lo dovremmo andare a cercare. Ma dobbiamo proprio? Sì, dobbiamo. Ma perché dobbiamo? Perché dobbiamo. Ma sei sicura che dobbiamo? Sì, dobbiamo. Mi sembra giusto che ci sia un controllo sanitario sui conigli. Quello che è strano è che chi effettua il controllo sul coniglio sia un altro coniglio. Maledizione, come ho fatto a non capirlo prima? Io sono stato raggirato. Mucche, ma dove sono le mucche? Io non vedo nessuna mucca. La mandria dovrebbe essere già arrivata qui a quest'ora. A meno che naturalmente io non sia stato raggirato. E così, ce l'abbiamo fatta e senza problemi. Evidentemente ci deve essere qualcuno che ci protegge. Guardate, ci siamo. Venite, andiamo, presto. Speriamo che stiano bene. Oh, santo cielo, com'è eccitante. Non era mai successo che una delle cose che faccio io finisse bene. Presto potrò tornare nella mia cara patria. Oh, mi sono proprio divertito. Penso che viaggerò più spesso. Se ci sbrighiamo torneremo a casa in tempo per il pranzo. Attenzione, no, il terreno qui è molto sconsceso. Attenzione a non scivolare. Oh no, sta partendo. No, fermo. No, per favore, fermo! Oh, no! No! Oh, fermo! Oh, ce l'avevamo quasi fatta, che peccato! Mi sembrava fosse andata troppo bene. Vedrai che riusciremo a trovarle, Peter. Ma certamente, basterà andarle a prendere a Zanzibar. Sicuro? Qual è il problema? Sì, possiamo farcela, forse. E come? Siamo in gamba, siamo una squadra. Sai come arrivare lì, Peter? È semplice, se sai qual è la direzione giusta, basta andare sempre dritto. No, non è semplice, perché io non so dov'è. Anzi, non ho la minima idea di dove si trovi Zanzibar. Che vuoi dire? Ma dai, certo che sai dove si trova. No, non lo so. Io non ho mai saputo dove si trovi esattamente. Ma io ho solo finto di saperlo. Tu che cosa? Beh, era una bugia, mi dispiace. Sì, ma era una bugia. Ma come? Abbiamo fatto tutta questa strada senza una ragione? Hai ingannato tutti noi. Ma questa non è una cosa carina da fare. Esattamente, non è carina affatto. Sì, lo so, mi dispiace. Bene, direi che a questo punto non ci rimanga più nulla da fare qui. Già, sarà meglio ritornare nella foresta, per quanto pericolosa possa essere. Oh, aspettatemi, vengo con voi. Anch'io. Ho paura che non potrò rivedere mai più la mia terra natale. Penso che andrò a casa a questo punto. Sì, sì, anch'io sì. Aspettate, mi dispiace, veramente. E speri che qualcuno ci possa credere. Ma è vero, mi dispiace molto. Sicuro? Che lo vada a raccontare a qualcun altro. Quello ci ha preso per dei bonzi. Vuoi dire gonzi? Non era una bugia così grossa. Non credevo fosse tanto grave. Io non volevo prendermi gioco di loro.
era semplicemente una piccola, innocente bugia. Va bene, e così questo grazioso coniglietto dice delle piccole innocenti bugie. Una gran brutta abitudine, direi. Presumibilmente hai mentito anche a proposito della visita sanitaria ai conigli. E della mandria di mucche infuriate. E del salmone con dragoncello e burro fuso. Beh, io ho detto quelle cose soltanto per proteggere i miei amici. Oh, sì, certo, i tuoi amici, giusto. Già, li abbiamo incontrati strada facendo. Peter, sei tu! Puoi darci una mano? Si sta stretti qui dentro. Tutto questo non è affatto divertente. Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa. Qualcuno qui avrebbe bisogno di un bagno. Che cosa volete fare di loro? Oh, avevo in mente di organizzare un bel pranzetto composto da diverse portate. Mi auguro che vorrai unirti a loro. Io invece credo che li lascerete andare subito. Oh, no, 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 mi spiace. Questo è assolutamente fuori discussione. Vogliamo provvedere, signor Todd? Volentieri, procediamo. Dove è andato? Oh, sono qui! Guarda dove vai! Sei tu che mi sei venuto addosso! Cosa dici? Io venivo da destra! Guarda, adesso li hai persi tutti i quarti! Io? Ma sei stata colpa tua! Non fa niente, non ha importanza, ma adesso dobbiamo riprenderli, già che tu li hai perduti! Pronti? Ehi! Lasciami! Lasciami andare! Via! Vai, vattene via! Prendi! E questo è molto meno di quello che meritevo! No! No! Aiuto! Aiuto! Ecco fatto! È stato meraviglioso! Grazie anche tu! Che ce l'avremmo fatta! Complimenti, ragazzi! Beh, se vogliamo uscirne sani e salvi, dobbiamo rimanere insieme! Ottima idea! L'unione fa la forza! Sì, sono d'accordo! Anch'io! Certo, per me va bene! Ma immagino che non vi stiate riferendo a me! Ora io andrò da mia madre e le dirò che le mie sorelle sono... Qui! Mopsy, Mopsy, coda di cotone! Ma allora voi state bene! Ma certo che stiamo bene! E vuoi sapere perché stiamo bene? Perché siamo state così intelligenti da rimanere insieme! Insieme! È bello, bello stare insieme! Insieme nuovamente con voi! È bello, bello stare insieme! Insieme! È bello, bello stare insieme! Insieme nuovamente con voi! Ritrovarci ora dopo quanto è stato, sembra che il tempo non sia passato. Possiamo gioire, possiamo cantare, possiamo anche al giro il mondo far. Insieme, è bello, bello stare insieme, insieme nuovamente con voi. Notte, quando scende il sol, dobbiamo andare senza stare da sol. Sappiamo anche che è finito il viaggio, dallo stare insieme noi vogliamo andare. È bello, bello stare insieme, 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 insieme. È bello, bello stare insieme, insieme, insieme nuovamente con voi. Quando suona giù, poi ricordo che ci sei anche tu, che tra poche ore noi potremo ballare, correre intorno, ridere e scherzare. È bello, bello stare insieme, 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 insieme. È bello, bello stare insieme, insieme, insieme nuovamente con voi. Ogni volta che sono giù, penso agli amici e allora sto su, e lo so che ogni male scompare quando con gli amici riesco a stare. È bello, bello stare insieme, 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 insieme. È bello, bello stare insieme, insieme, insieme nuovamente con voi. Sentite, sarà meglio fare attenzione che nessuno ci segua. Molto gentile da parte tua addossare tutta la colpa a me. E io che c'entro? Sei stato tu o no a farli scappare?
È stata solo colpa tua. No, è stata tua. No, è stata colpa tua. Certamente non è stata colpa mia. E quando il treno è partito e ho creduto che le ragazze finissero chissà dove, ho pensato che era stata tutta colpa mia. Ma qual è il problema, Peter? Ora siete qui sani e salvi tutti quanti voi. E ora lasciate che vi prepari qualcosa da mangiare. Immagino che sarete affamati dopo questa avventura. Mamma, ti dispiacerebbe se invitassi qualche amico a cena questa sera? Ma certamente, Peter, invitali pure. Conosci Benny, ovviamente. Oh, ma è naturale. Ciao, Benny. Zia? E questo è il mio amico scoiattolo. Salve. Oh, buongiorno, signora. Per me è un vero piacere conoscerla. È anche un grande onore, mi creda. Questo è Chipmunk. Salve, signora. Bella giornata, vero? Stranamente bella, secondo me. E questa è Perky. Piacere, Perky. Il piacere è tutto mio, signore. E questa è la mia amica Fluff. Lieta di conoscerla. Ehi, oh. Ci sono anch'io, ricordi? Questo è... Trevor T, pezzetto di topo, architetto. Il mio biglietto. Beh, ho paura che staremo un po' stretti, comunque venite. È una mia impressione o è un po' affollato qui? Vieni di qua, c'è più spazio. Se non vi spostate non posso neanche masticare. Più in là di così non posso andare. Ti dispiacerebbe levare il gomito dalle mie costole? Oh, qualcuno si è seduto sulla mia cola. Io non riesco a muovermi. Non c'è posto per respirare. Oh no, mi si è addormentato un piede. Non è il tuo piede, è il mio. Meglio portare qualcos'altro da mangiare. Buona idea. Oh yeah, yeah! Everybody jump in the line. The sun is shining and the weather's fine. We'll all have fun and we'll never stop when we hippity hippity hop hop hop. Everybody, this is your chance. It's time to do our bunny dance. We'll hop the Mr. McGregor's crop when we hippity hippity hop hop hop. Hop to the left and hop to the right. Well, hippity hoppity day and night. Hop, hop, hop till the day is through. Well, that's what all of us bunnies do. Every bunny all in a row. We'll hop wherever the bunnies go. We'll hop, hop, hopping until we drop. When we hippity hippity hop, hop, hop. Hop to the left and hop to the right. Well, hippity hoppity day and night. Hop, hop, hop till the day is through. Well, that's what all of us bunnies do. Every bunny all in a row. We'll hop wherever the bunnies go. We'll hop, hop, hopping until we drop. When we hippity, 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 hop, hop, hop. Oh yeah!